Lorenzo Lotto è il genio inquieto del Rinascimento italiano, lo straordinario interprete della pittura del Cinquecento. Poche altre avventure umane e artistiche infatti hanno lo spessore e il fascino della sua. Pittore eccezionale, di grande originalità, come anche quest'opera che oggi è esposta qui al Museo Diocesano di Milano ci dimostra. Una natività, una magnifica natività, che proviene dal Museo Civico Tosio Martinengo di Brescia. Il recente restauro ne ha messo in evidenza tutta la smagliante bellezza. Il soggetto è classico, la visita dei pastori a Betlemme, ma la sua realizzazione non è affatto di maniera. Sei personaggi si stringono adoranti attorno alla mangiatoia dove giace il Bambin Gesù, il vero punto focale della composizione. Maria contempla il figlio con tenerezza di madre, ma anche con profonda venerazione, in ginocchio, le mani giunte, il capo chino. Le sue spalle, un po' in disparte ma non isolato, si sporge Giuseppe, appoggiato a un bastone. A lui Lotto dà le sembianze di un uomo maturo, solido, ma ancora giovane. Non è cosa unica nella pittura dell'epoca, certo, ma neppure frequente, poiché di solito si preferiva sottolineare la presunta età avanzata del padre putativo. Sulla destra, invece, ecco due pastori, i volti attenti, commossi, a fissare il bambino Gesù. Sono accompagnati da due angeli, quegli stessi che li hanno chiamati annunciando loro la buona novella e che li hanno guidati fino alla stalla di Betlemme. L'atteggiamento di protezione da parte di queste figure alate nei confronti dei due pastori, che in questo contesto rappresentano l'umanità intera, è fortemente sottolineato. Si nota infatti come le mani degli angeli siano appoggiati sulle spalle e sulle braccia dei due uomini, quasi a sospingerli verso la mangiatoia e al tempo stesso a rassicurarli. Si ha come l'impressione, insomma, che questi siano davvero degli angeli custodi. E proprio uno di questi angeli, mentre tutti gli sguardi sono rivolti al centro, dov'è quel Dio che si è fatto uomo per amore, questo angelo guarda fuori, guarda verso noi spettatori, proprio per invitarci a unirci a questo sublime momento di adorazione. Tre coppie quindi, Giuseppe e Maria, i due pastori, i due angeli. Ma ce n'è una quarta, ed è composta da Gesù Bambino che con gesto tenerissimo accarezza il muso dell'agnello che gli viene offerto dai pastori. Non si tratta di un semplice dono, ma riveste un significato simbolico importante. Quell'agnello, infatti, ricorda e prefigura già il sacrificio pasquale, incarnando visivamente le parole pronunciate da Giovanni Battista, indicando il Messia. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E in questa composizione, a ben vedere, c'è perfino una quinta coppia, quella costituita dal bue e dall'asinello. Una coppia che del resto non ci sorprende affatto, infatti è proprio quella voluta dalla tradizione. Nulla si sa sulla committenza di quest'opera. Per lo stile, influenzato dal gusto veneziano e vicino ai modi del bresciano Savoldo, gli esperti pensavano che il dipinto potesse essere stato realizzato durante il secondo soggiorno veneziano di Lorenzo Lotto, attribuendolo quindi alla maturità dell'artista. Un'ipotesi che il recente restauro ha confermato in pieno, con il ritrovamento della firma di Lorenzo Lotto e della data, 1530, appunto. Un dipinto probabilmente destinato a una casa privata, più che non a una chiesa o un luogo pubblico. I volti dei pastori, infatti, sembrano dei veri e propri ritratti e le loro vesti, sotto le rustiche casacche, paiono raffinate e signorili, come se, insomma, ci trovassimo di fronte a una sorta di sacra rappresentazione, di presepe vivente, in cui i due pastori potrebbero essere proprio i committenti del dipinto, forse fratelli, vista l'evidente somiglianza dei due. In ogni caso, si tratta di un vero e proprio capolavoro che non ci stancheremo mai di ammirare. Lo svela l'insieme e ogni dettaglio,
come quel cielo che l'alba colora di toni struggenti, annuncio non solo di un nuovo giorno, ma di una nuova epoca, di una nuova alleanza per l'umanità intera. Ma altre piacevoli sorprese possono attendere il visitatore che qui, al Museo Diocesano di Milano, volesse compiere un vero e proprio itinerario artistico della Natività. Qui, ad esempio, siamo nella sala che contiene i fondi oro e ci sono alcune tavole davvero preziose e meravigliose. Come questa, attribuita al senese Taddeo di Bartolo e databile agli ultimi anni del 300. Si tratta di una cosiddetta Madonna dell'Umiltà. Ma quel bambinello avvolto in fasce, che la Vergine culla in grembo, ci rimanda direttamente proprio alla suggestione della grotta di Betlemme. O ancora come questa Madonna col bambino, che è degli inizi del XV secolo e che è opera del fiorentino Gherardo Starnina. Tuttavia questa tenerezza non è espressa solo nel rapporto fra la madre e il figlio. Guardate ad esempio quanta dolcezza c'è in questo dipinto in cui Giuseppe, il padre putativo, tiene in braccio il bambino Gesù. Nonostante le dimensioni piuttosto rilevanti, il dipinto è certamente da considerarsi un quadro di stanza, destinato cioè alla devozione privata. Apparteneva, insieme ad altre belle opere, al cardinale Cesare Monti, vescovo milanese, successore di Federico Borromeo e raffinato collezionista. La nobile serenità della figura e l'ampiezza raffaellesca dei volumi, la scelta di un cromatismo chiaro e luminoso, suggeriscono per questo dipinto una datazione attorno al 1630. La tela, del resto, anche se solo recentemente, è stata attribuita a uno dei grandi maestri della pittura del Seicento italiano, il bolognese Guido Reni, ed è un vero capolavoro. E sullo sfondo una scena quasi miniaturistica della fuga in Egitto, che solo il recente restauro ha riportato alla luce. Infine, anche noi possiamo metterci in viaggio verso Betlemme, magari insieme al Corteo dei Magi, che qui vediamo in un raro e prezioso affresco di Michelino da Besozzo, che fu il protagonista chiave del gotico cortese lombardo nella prima metà del 400. L'opera, che per lungo tempo si credeva perduta, proviene dalla chiesa milanese di Santa Maria in Podone. L'affresco riflette i tratti sfarzosi ed eleganti della cultura artistica dell'epoca, evidenti nella varietà delle pose, nella ricchezza dei costumi e dei copricapo dei personaggi e nelle preziose bardature dei cavalli. L'andamento delle montagne sullo sfondo costituisce la cornice in cui si snoda la cavalcata dei magi, un paesaggio fiabesco, un corteo esotico con tanto di leopardo al seguito. I magi in viaggio discutono fra loro di che cosa potranno vedere una volta giunti laddove la stella li sta guidando, ma già intuiscono che è nato per loro, che è nato per noi, il Salvatore.